Nell'episodio precedente, sono partito da Makarska decisamente un po' scarico, quindi decido di fare al massimo circa 60 km e fermarmi nei pressi del lago Bacina, ma scopro che il camping è chiuso. Più avanti telefono scarico e scopro che il power bank è rotto. Un gentile signore mi permette di caricare per un po'. E dopo circa 100 km entro in Bosnia. Stanco morto, ma felice. Buongiorno amici, oggi non so dove arriverò ma so dove passerò. Passerò in un paese che si chiama Ston. Brodovli! Buongiorno, buongiorno! Man mano pedalo in questo mio giro dell'Adriatico, mi rendo conto quanto noi italiani siamo diversi dai croati, e come i croati sono diversi dagli sloveni, e gli sloveni dai bosniaci. Andando avanti sicuramente troverò diversi montenegrini da tutti gli altri. Tornando con la mente all'Italia, penso a quanto siamo diversi tra una regione e l'altra, ma anche da un comune all'altro, e penso che tutto questo è bellissimo. Immaginate che noia in un mondo dove siamo tutti uguali. Bosnia sulla costa è veramente cortissimo. Sono di nuovo in Croazia e dopo Dubrovnik raggiungerò il Montenegro. Luoghi a dir poco incantevoli. Un sacrario alle vittime di guerra. In poche parole, qui tra il 1991 e il 1995 ci fu una terribile guerra, tutti contro tutti. Fu una guerra civile fra le diverse popolazioni delle repubbliche socialiste, riunite sotto il nome di Jugoslavia, 6 stati differenti. La Jugoslavia viene smembrata e ogni paese confederato diventa indipendente. Ho delle indicazioni che mi dicono che devo passare un ponte, ma io il ponte non lo vedo. Vado a fare un giro a piedi per essere sicuro, sono 50 metri. No! Praticamente se questo era il ponte oggi non c'è più. E io devo assolutamente raggiungere quel paese. Ecco il ponte! Niente, mi sembrava strano. Comunque il navigatore mi diceva di andare lì. Il navigatore continua a dirmi che devo tornare indietro e passare su quel ponte. Korčula! Bellissima isola! L'ho fatta qualche anno fa con mio fratello e altri due amici in moto. Devo andare dall'altro lato.
In ogni caso quel ponte distrutto mi avrebbe fatto risparmiare almeno 5 km. C'è un serpente schiacciato ogni 50 metri. Quella che sto facendo è una deviazione che vale assolutamente la pena fare. Vedrete. A 500 metri devo svoltare a destra per raggiungere Stone, poi dovrò tornare nuovamente qui e proseguire per Dubrovnik. Prima ero dall'altro lato. Ecco davanti a me la grande muraglia. Lì non si vede molto bene, c'è una grande muraglia, stile muraglia cinese. Con la bicicletta non potrò salire, quindi la poserò da qualche parte e andrò un po' a vedere a piedi. Leggo su vari siti che le mura di Stone sono il sistema di fortificazione più lungo in Europa ed il secondo più grande al mondo. Al primo posto c'è la Grande Muraglia cinese. Sono state aperte al pubblico dopo anni di lavori di ristrutturazione. La muraglia è lunga 5,5 km. Dal gruppo di case di Veliky Stone in alto sul Monte San Michele, poi giù fino a Malistone, intervallate da 31 torri quadrangolari e 10 circolari, 6 bastioni circolari e 1 quadrangolare, e 2 fortezze. La bicicletta la lascio qui, mi sembra un posto tranquillo. Di solito rischio mi è sempre andata bene. Le ultime parole famose. Andiamo. Quante scale! Ammazza! Oh! Vediamo prima un po' di panorama. Bene. Ci sono vari sbarramenti dove non si può passare, mi stanno facendo allungare il giro. Questo giro si sta trasformando in un'escursione. Non vorrei che mi tocca andare a riprendere la bicicletta, sono troppo lontano. Wow! C'è il ticket. €10. Manco fosse la vera muraglia cinese. Bellissima comunque. Assurdo, assurdo. Ho raggiunto la prima torre, ma è dura. Salirò ancora un po', ma la muraglia è lunga praticamente 6 km. Bene ragazzi, io mi fermo qui, ho ancora troppi chilometri da fare in bicicletta, è inutile andare avanti, comunque è stupenda. Giro a 360 gradi, ne vale sicuramente la pena. Peccato per questi traricci. Fantastico.
e scendiamo piano piano. Qui una volata con il drone sarebbe stata spettacolare. Ho deciso di lasciarlo a casa, ho evitato qualsiasi peso superfluo. Pazzesco! Vado a prendere qualcosa per questa sera e raggiungo il camping che è a 2 chilometri. Mentre scendevo i gradini della grande muraglia di Stone, riflettevo sulle grandi opere che l'uomo è capace di costruire. Poi l'occhio mi è caduto su quell'incredibile panorama e mi sono reso conto che la più grande opera d'arte in fondo è la natura. Se facciamo del male alla terra, facciamo male a noi stessi. Non dimentichiamolo. Autocamp, un posticino ho trovato, è un camping abbastanza spartano, mi hanno chiesto 10 euro, va bene. Il mio campeggio e davanti a me c'è il mare. Un paradiso. Luogo davvero suggestivo, potrebbe sembrare un lago, ma questo è il mare, è un'insenatura. Guardate, sta arrivando un bruttissimo temporale, speriamo bene. La tenda comunque è piazzata, a meno che non si alza un vento pazzesco, sto bene. Posiamo un attimo i piedini per la prima volta quest'anno nel mare. L'acqua è calda. Brutto temporale in arrivo. Buon appetito. Per fortuna non ho continuato, mi sono fermato qui e sono riuscito a evitare il temporale.